Ciao, ciao a tutti. Io Ciao. invece vengo con le vittorie, cosa che non Oh. faccio mai, quindi già questa è una prima vittoria, comincio a metterla così. Poi Vai. ne ho un po', le ho riassunte, perché ho fatto quello di Vai, vai. questo mese. Ci Come piacciono le raccontavo, vittorie. dimmi scusa. Ci piacciono le vittorie, inondaci. Allora, come dicevo a Dubai, io mi ero bloccata sui social per una questione emotiva, però sapevo che dovevo un po' mostrarmi al pubblico, sono riuscita a sbloccarmi e da questa cosa sono nata tutta una serie di cose, per cui mi ha contattato una persona con cui praticamente ho testato il mio corso per la prima volta e ho ottenuto ottimi risultati. Lei sono 4 anni che lotta, è un avvocato civilista e penalista, nonostante questo dal mio corso ha tratto delle informazioni che non conosceva, è stato per me molto soddisfacente, mi ha dato la certezza di quello che sto facendo. Brava. Poi ho trovato una persona che ora collabora con me, che casualmente vive solo a 4 km, poteva vivere ovunque, invece ci siamo già incontrati 2 volte, e tramite lei ho trovato un'altra persona che ha altre competenze che dentro un altro gruppo. Quindi praticamente sono riuscita a costruire un piccolo team giusto con un paio di telefonate, sono arrivate così. Avevo in mente già da un po' di fare una campagna Google e sempre casualmente mi sono arrivati 2 corsi gratuiti in presenza e online, ho studiato di tutto e ho fatto una bella campagna che non sta funzionando come credevo, però è ben fatta, di questo ne sono orgogliosa. Questi sono i riassunti sul business che quindi quantomeno mi sono bloccata da quell'immobilità che avevo Bravissima. preso. E l'ultima la condivido, l'ho raccontata giovedì ad Andrea, ma la ridico perché è una cosa di cui devo essere orgogliosa, faccio fatica. Questa mattina mio figlio è partito per il Sudafrica, è il suo regalo di 18 anni. Gliel'ho Wow. fatto io perché lui è appassionato di animali, io ci ho messo un anno a organizzargli un viaggio con un'associazione per cui Andrea, eccetera, eccetera. Come 2 anni fa ho mandato mia figlia a New York perché lei studia architettura. Siccome questo viaggio è stato pagato anche con i nonni e con gli zii, io mi mettevo in secondo piano. Invece ci tengo a testimoniare il mio impegno. Questo è stato un processo creativo. Ho deciso questa cosa anni e anni fa. Mi sono disinteressata delle condizioni, soldi, paure, consigli vari e sono arrivata fino alla fine e ne sono molto orgogliosa. Bravissima, grande Grazie. Lisa, ottimo, brava, complimenti. Grazie. Ah, Ci bene, siamo sentiamo partiti. martedì comunque, Roberto, io e te. Ok, abbiamo la consulenza? Ok, ottimo, brava.